Buongiorno a tutti. Oggi prepariamo sgombro. Questo è Mackerel, una lattina di Mackerel l'hai già preso al curry. Normalmente voi mangiate, come si chiama, questi sgombri come insalata, però noi facciamo qualche altro bel piatto con questo sgombro. Soltanto io ho già preso una lattina di sgombro, quelle pesa 275 grammi, un po' di olio di semi, 3 spicchi di aglio, un cipolla, 3-4 pomodori, però non top maturo, quelli di verdi, un cucchiaio di curry, un cucchiaio di curcuma, un cucchiaino di paprika piccante, un cucchiaino di fenugli, un cucchiaino di semi di senape, qualche foglia di curry e mezzo bicchiere di latte di coco. Prima cosa devono tagliare aglio e cipolla e poi pomodoro e poi cominciamo a fare questo piatto. Allora, un pentola sul fuoco alto, mettiamo olio di semi, foglie di curry. Senape, fenugreek, cipolla, aglio. Lasciamo soffriggere un pochettino. Dopo un po' aggiungiamo questo pomodoro tagliato, aggiungiamo curry, curcuma, paprika piccante, e un tazzino di acqua. Copriamo e poi lasciamo per una diecina di minuti finché diventa questo come una salsa. Io normalmente non aggiungo sale perché sgombri a volte salato devono controllare bene. Se manca sale, meglio mettere un pochettino di sale, se no non devono mettere sale. Adesso copriamo, lasciamo 10-15 minuti. Dopo 10 minuti con questo pomodoro come è diventato un sugo. Adesso aggiungiamo questo pesce, come si chiama? Non di tonno, è di sgombro, mackerel, con quella salsa. Non devono buttare salsa, devono aggiungere anche salsa insieme. Non devono usare un cucchiaio perché se rompe per pezzi, io faccio così, e poi aggiungiamo questo latte di cocco. Lasciamo un secondo, un minuto sul fuoco alto e poi controlliamo sale. Se sale vanno bene, a posto, questo piatto pronto per mangiare. Questo anche può mangiare con qualunque cosa, riso bianco o pane con qualche altri primi piatti di sri lankese. Prova anche tu.